17 ottobre del 1970 è ricordato ancora oggi per il meraviglioso gol realizzato da Sandro Mazzola a Berna in occasione dell'amichevole dell'Italia contro la Svizzera. Quattro mesi dopo, la finalissima di Città del Messico, persa contro il Brasile, la nazionale di Valcareggi affronta il primo test post-mondiale in vista dell'impegno in Coppa Europa. Gli azzurri prendono sotto gamba la partita, tanto che dopo appena un quarto d'ora di gioco si ritrovano in svantaggio a causa della sfortunata deviazione di Cera sulla conclusione di Blätterer. A 5 minuti dal termine, però, Sandro Mazzola riceve palla dal limite dell'area e dopo uno splendido palleggio lascia partire un tiro preciso che si infila nell'angolino basso alla destra del portiere elvetico, 1-1. L'Italia evita così la sconfitta grazie ad uno dei gol più spettacolari realizzati nella storia della nazionale azzurra.